Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Nerd Village ed eccoci qua su un nuovo video Ranked in Ultra Series. Oggi siamo qua con un X-Ray. Ragazzi, penso che per i Ranked di Ultra Series ricomincerò a fare un po' di Ally Switch, nel senso, andiamo a tenerci la coppia di Uber e andiamo a cambiare qualche supporter che mi consiglierete voi di volta in volta, perché altrimenti ragazzi andiamo a fare 10 video Ranked, abbiamo finito le coppie di Ultra e un cazzo è tutto uno che lo facciamo, mentre invece se andiamo a fare, che ne so, 3 video di fila aggiornando il team di tanto in tanto andandolo a sistemare, ci rendiamo conto di quanto un team è più forte o più debole rispetto a prima e ci riusciamo anche a fare un bel bilancio. Il team di oggi è appunto uno Xerneas Rayquaza con Ditto Red Card, Landorus con la Z, Among Us con Baberry per le mosse tipo volante e un Fini sempre con la baccona. Mi raccomando, fatemi sapere se questa idea del Ranked vi può piacere in questo modo. Lasciate un bel like al video, commentate e condividete. Vi ricordo che stasera ore 20:30 abbiamo un'altra live di testing e building proprio in Ultra Series. Quindi mi raccomando, non mancate, andiamoci a fare i nostri 3 match. Allora ragazzi, mamma mia, un Mazdale, seriamente? Allora, abbiamo un Yveltal Necrozma con Salamence, Coco, Hitmontop e appunto questo Mazdale, che sinceramente non saprei, non so a che cazzo serve, vabbè. Allora, qua che cosa ci possiamo portare dietro? Allora, dobbiamo stare attenti a Yveltal, però secondo me qui partire con Xerneas, Among Us in lead ci sta assolutamente. Mi porterei in questo caso Fini, perché ci può servire come schermo per Necrozma e per Salamence. Anche Phoenix Xerneas in realtà come lead ci può stare, perché tanto qua non abbiamo sì, abbiamo Hitmontop come fake outer, ma secondo me si può gestire. Possiamo fare Phoenix Xerneas, portarci dietro volendo Among Us per redirettare eventuali cose, che ci può stare, perché Landorus ci può servire sì per Coco e tutto quanto, ma alla fine porteremmo Rayquaza come out grossa. Diciamo che Among Us secondo me qua ci può aiutare un po' di più. Fatemi pensare. Sì, anche se di Rock Slide ci può servire sia contro Yveltal che contro Salamence. Coco non gode assolutamente da Terremoto e dalla Z. Anche Ditto qua non ci può servire assolutamente. No. Landorus, no, portiamo Landorus, perché alla fine sì, Among Us ci serve come redirect, ma se noi riusciamo a setappare con Xerneas, non vi dico che la partita è finita, ma quasi. Allora, attenzione qui a Coco, perché ci può rompere il cazzo con una Z Elettro. Infatti switchiamo Landorus, io direi di switchare Landorus qui e di andare a fare Protect, onde evitare il fake out su Xerneas. Adesso secondo me lui ha fatto o Volt Switch o la Z nella slot di Fini. Vediamo il fake out, lui va di Volt Switch appunto su Landorus, che non va. Adesso, allora, il nostro Landorus ha Rock Tomb anziché Rock Slide. Questo in realtà è un errore, lo devo sistemare, lo sistemeremo assolutamente. Allora, non andrei a fare la Z su Coco perché secondo me switcha, quindi andremo a fare Rock Tomb comunque nella slot di Coco perché secondo me c'entra qualcosa di interessante. E andiamo a fare Geomancy, lui va di Helping Hand, Volt Switch su Xerneas, non va giù mai. Probabilmente entrerà o Salamence o Yveltal oppure Necrozma, perché potrebbe sfruttare la forma del Duskmane esattamente. Ma noi facciamo Geomancy e prossimo turno andiamo a fare la Z. Intanto gli andiamo a nerfare la speed. Adesso noi possiamo fare banalmente Dazzling Gleam più la Z, perché se Mega Digievolve cazzo è tutt'uno, diciamo. Possiamo anche andare doppi di Moonblast, perché tanto Hitmontop potrebbe fare White Guard per evitare il Dazzling Gleam volendo. Possiamo andare doppi su Necrozma, infatti lui è andato di White Guard, perfetto. Andiamo a fare Moonblast e gli facciamo un 40% in più la Z, che dovrebbe andare a tirare giù Necrozma senza colpo ferire esattamente, visto che è super efficace ancora in quella forma. Adesso lui è bello inguaiato perché ha Coco. Adesso noi andiamo a fare Rock Tomb o U-turn su Hitmontop per andare a fare un change e andiamo a fare Moonblast proprio su Coco. Lui va di nuovo di White Guard. Una volta che me l'hai fatta vedere non mi vado assolutamente a rischiare il Dazzling Gleam. Comunque abbiamo vinto, perché adesso entreremo con Rayquaza, anche Hitmontop va via, il nostro amico però forfetta. Quindi molto molto bene. Main menu, andiamoci a fare il secondo match. Ditto può essere una cosa molto buona se ci dovessimo trovare davanti a Uber come appunto Xerneas o Rayquaza, che vanno a setappare. Non è questo il caso, ma stiamo attenti a questo team, perché ha proprio la struttura di un team da Trick Room, ha 5 Pokémon che possono essere lenti, in un'ala può esserlo potenzialmente. Rayquaza naturalmente non è lento, però teniamolo comunque sott'occhio. Io andrei a mettere il timer in questo modo.
Intanto andiamo a mettere il timer. Allora, lui potrebbe mettere la Trick Room con Lunala, quindi la mossa potrebbe essere quella di far fuori Lunala il prima possibile. Però valutiamo un attimo il tutto. Allora ragazzi, qua non è stato facile, sono partito con Rayquaza, Landorus, per appunto proprio questa cosa di fini Lunala. Allora, siamo molto attenti, dietro mi sono portato Ditto e Among Us, mi sono portato Ditto per copiare Lunala nel caso in cui lui potesse mettere Trick Room. Vi spiego intanto cosa abbiamo fatto. Io qui vorrei fare Dragon Ascent e la mossa Z direttamente su Lunala per cercare di buttarlo giù, perché quel fini non penso che sia lì, sarà lì o per curarlo, perché dubito che possa fare Icy Wind se poi vuole mettere Trick Room, sinceramente non lo so. Potremmo anche provare a mettere Ditto nella slot di Rayquaza per intanto cercare di vedere le mosse e fare Protect con Landorus per vedere che cosa succede. Noi ci trasformiamo in Lunala, Lunala va di Protect e Fini andrà di Icy Wind molto probabilmente, quindi potrebbe non essere effettivamente un team full Trick Room. Adesso facciamo attenzione perché il nostro Ditto è più lento di Lunala, entra Rayquaza, abbiamo Moongize, Psyshock, Moonblast e Protect. A Moonblast questo Lunala, attenzione. Attenzione anche alla Z di possibile di Lunala. Andremo a fare Protect più Rock Tomb su Lunala per andargli a nerfare un po' di speed. Fare Protect, sopravvivere a un'eventuale Z, no, di Waterfall. Attenzione perché la reggiamo. Moongeist va su Lunala che protegge. Adesso noi andiamo a fare Rock Tomb, crit ininfluente. Adesso andiamo a fare Moongeist di qua e andiamo a fare... possiamo buttarlo Lando? No, perché ci serve contro Staka. Potremmo andare a saccare Among Us in realtà. E poi saccare c'ha la bacca. Perfetto, entra in campo Fini. Lui va di nuovo di cascata. E il Moongeist va su Fini. Il danno è molto buono, direi. Facciamo Moonblast su Rayquaza e facciamo Rage Power a questo punto. Perfetto, Dragon Ascent va su Among Us, riduciamo il danno, vedete che non muore, 81%, in più che Rayquaza si è droppato e ha la White Herb, quindi praticamente penso che Rayquaza andrà a morire di Moonblast del nostro Ditto, invece no, lo regge, gli droppiamo l'attacco speciale e mettiamo in campo il nostro di Rayquaza a questo punto. Andiamo a fare di nuovo Moonblast su Rayquaza e andiamo a fare la Mega più Dragon Ascent su Fini. Entra in campo Staka. Intanto Fini non va giù per pochissimo, maledizione. Cazzo di strumento c'ha quel Fini che non c'ha manco la bacca, boh. Moonblast va di là, perfetto. Lui adesso metterà Trick Room sicuramente. E questo può essere decisamente un problema. Andiamo a mettere... ma che cazzo fa? Ma allora, il nostro Lunala è molto lento però. Attenzione a questa cosa. Andiamo a fare Moongeist su Staka più potremmo fare Sword Dance, perché secondo me quel Fini se ne potrebbe andare. La perdiamo questa praticamente. Facciamo una cosa del genere. Ok, non fa ma boh, non capisco. Allora, lui che cosa poteva fare? Poteva mettere Lunala al posto di Fini, perché dice tanto mi va doppio su Staka Taka, ma Staka Taka non ha fatto Trick Room. C'è inculato però adesso, facciamo attenzione perché abbiamo Lando, ma purtroppo il nostro Lunala è tipo lentissimo, quindi la vedo molto molto male. Possiamo fare Protect più la Z su Lunala, vedere se la regge magari. Problema è che tanto dopo Staka Taka, oh, Staka ha fatto Wild Guard, il Moongeist va su Lunala, attenzione! Attenzione, lui si è aumentato la difesa con la kill che ci ha fatto. Adesso entreranno Rayquaza e Staka per l'appunto. Ma non gliela famo uguale, non gliela famo uguale, perché adesso noi andiamo a fare Psyshock, volendo, sì. Allora, vediamo un attimo. Le difese sono le stesse, giustamente. Andiamo a fare, Moongeist su Rayquaza più Terremoto. Possiamo provare? Dragon Ascent va su Ditto, ce lo scrocia, il Terremoto adesso non andrà a killare Staka perché ha più uno di difesa. Lui andrà di Gyro Ball o di Rock Slide o quello che vi pare, non ci uccide, attenzione. Ma comunque è un GG per lui perché tanto Extreme Speed ci ha fottuto.
peccato, perché Ditto Lunala non era male qua. Andiamoci a fare il terzo match. Questo team l'ho preso da Trainer Tower, quindi se lo volete andare a vedere fatelo tranquillamente. Abbiamo davanti un Ribbon B, un Rei Ogre con Fini, Lele, Ribbon B e Among Us. Allora, qui io liderei, ragazzi, direi qua Zaxernias, lo sapete? Se lo sapete che direi qua Zaxernias qui mi attizza? Mi voglio portare dietro Ditto e mi voglio portare dietro Fini. Per andarci a curare eventuali cose, bloccare il campo, sostituirlo a quello magari di Lele se ci dovesse servire, perché tanto qui Landorus non ci serve a molto. Among Us ci potrebbe servire come out per Kyogre, ma Kyogre lo dobbiamo andare a scrociare in altri modi. Quindi, vediamo un po'. Allora, Rayquaza Xerneas, perché ho fatto questa cosa? Perché se lui mi avesse lidato con Among Us, saremmo andati con Dragon Ascent su di lui e poi avremmo setappato. In questo caso noi abbiamo davanti Fini, quindi potremmo banalmente fare Protect Geomancy, ma facciamo attenzione a Ribbon B. Ribbon B mi preoccupa, quindi andremo a fare Dragon Ascent su di lui più Geomancy, perché sinceramente non so che mosse aspettarmi da questa cosa. Lui mette la Tailwind, vediamo se quel Fini ha AIDS. Intanto vediamo Ribbon B, non ha la Sash perché probabilmente l'avrà Rayquaza. Se quel Fini ha AIDS è un bel problema, però intanto ci va a togliere anche il malus alle difese. Grazie mille, Tapu Fini. Sta sotto Tailwind. Attenzione a Kyogre. Andiamo a fare Protect più Moonblast. Intanto su Kyogre. Kyogre protegge. Lui avrà fatto Easy Win, probabilmente. No, va di Moonblast su Rayquaza. Perfetto. C'è uno scambio di Moonblast qui. Adesso andiamo a fare Dragon Ascent e andiamo a mettere Ditto davanti a Kyogre, in modo da averlo anche noi. Lui va di Spout, Rayquaza lo reggerà, ma si beccherà in faccia il Moonblast sicuramente. Kyogre va giù ed entra Among Us. Icy Wind, cazzo, qua ci stava molto bene Xerneas. Abbiamo un turno di Tailwind, facciamo Protect. Lui giustamente ha le solite mosse, non ha Origin Pulse, ha Water Spout. Questa è una scelta che io personalmente non condivido, però vabbè, andremo a fare Moonblast su Fini più Thunder. Among Us tanto non ci può addormentare, missa l'Icy Wind di Fini su Ditto. Moonblast gli fa un po' di danno, dovrebbe andare giù di tuono, esatto. Among Us fa Spora, ma siamo sotto il Misty Terrain, quindi non entra. Entra in campo il suo Kyogre. Io direi di mettere Fini su Ditto, di andare a fare Moonblast su Kyogre. Mettiamo Fini in modo da rientrare di là poi con Ditto. Mamma mia che tramba però, porca troia. Vai Ditto. Almeno non siamo più sotto con la speed. Il nostro Ditto dovrebbe essere più veloce. Allora, dobbiamo impedire che questo coso faccia danni. Andiamo a fare Protect più Nature Madness, ma tanto lui farà Rage Powder, quindi la Nature Madness se la va a beccare Among Us. Però attenzione, perché adesso Fini si riprende un po' di vita. Among Us forse va giù di Ice Beam, vediamo. Noi nel dubbio facciamo così e facciamo così. Perfetto, crit. Questo crit pesa. Ditto, mamma mia, l'ha retta. Crit di Easy Wind, mamma mia, ragazzi. Attenzione, andiamo a fare tuono. Il pulse su Ditto. Vai. Che stai a meno uno di speed. Il tuono se lo becca in faccia. Ci servirebbe una protect di quel Kyogre. Vai. Il pulse su Ditto, 50% pinto, il tuono non lo regge, però attenzione, perché no, attenzione un cazzo, perché adesso anche lui ha tuono. Kyogre protegge, perché vuole vedere se abbiamo Moonblast o qualcosa del genere, sicuramente. Icy Wind, lui gli entra il tuono, ed è un GG. Allora, diciamo l'esperimento Ditto non è andato a buon fine, Landorus gli servirà sicuramente Rock Slide. Fatemi sapere voi in questo team che cosa cambiereste. Ditto, c'era un altro Pokémon su Ditto che adesso non mi ricordo qual era sinceramente.
penso che fosse la seconda mega, ma io ho preferito tenere soltanto Rayquaza. Comunque qua sotto nei commenti, ragazzi, fatemi sapere che cosa pensate di questo team. Noi ci vediamo al prossimo video, ci vediamo stasera in live, poi ci vedremo venerdì con il report del team. Mi raccomando, fatemi sapere cosa pensate del team, come lo cambiereste, lasciate un bel like, commentate, condividete il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi, un saluto del Village, bella per voi!